Con questo colpo di testa, a 12 minuti dalla fine, Niki Iliev, in attesa di conoscere il suo destino, ha regalato al Bologna i suoi primi 2 punti, togliendo scoglio da una situazione imbarazzante, ma punendo il Torino in maniera eccessiva. I rossoblù hanno palesato ulteriormente i loro limiti attuali, pur giocando con generosità, mentre il Toro ha offerto momenti di bel calcio in diverse occasioni. È stato anche l'incontro delle occasioni fallite, ne stiamo vedendo una rapida sintesi da una parte e dall'altra, con le prime linee che stasera avranno qualcosa da farsi perdonare. Salutando il buon rientro di Poli, ma mostrando assenza di coralità in avanti, il Bologna ha evidenziato ancora paurosi buchi difensivi e ha dimostrato di soffrire l'assenza di Detari, sostituito all'inizio della ripresa per una lieve distorsione al ginocchio. Ha brillato invece la stella granata di Martin Vasquez, ben assistito da Fusi e Romano, e con Policano pronto al contributo sulla sinistra, al servizio di punte insidiose nel veloce gioco di prima. Preso per mano da Bonini, suo il cross per Iliev, che rivediamo nello stacco vincente, il Bologna avrebbe avuto l'occasione di dilagare, affondando anche con Vaas e Poli nella retroguardia di un Torino furibondo per il gol subito, ma, ripetiamo, per gli attaccanti oggi non era una gran giornata. Chebrini e Mariani, 2 facce ovviamente soddisfatte, il Bologna non può aver risolto tutti i suoi problemi, ma la soddisfazione è grande oggi pomeriggio. Ma come avevamo detto durante la settimana, era una partita molto importante, non dico da vincere a tutti i costi, però i 2 punti ci facevano molto comodo, quindi siamo andati in campo convinti di potercela fare. Abbiamo giocato molto bene nel primo tempo, entrambe le squadre hanno avuto delle buonissime occasioni, forse noi nel secondo tempo abbiamo concretizzato quello che non abbiamo raccolto nei primi 45 minuti. Ecco Mariani, il gol diciamo che è riuscito un po' a sbloccare questo Bologna, ma forse in avanti i problemi da risolvere sono ancora tantini. Devo ammettere che abbiamo molte occasioni e non le concretizziamo, però è meglio averne tante e non concretizzarle che non arrivarci mai. Col tempo saremo anche più lucidi. Eccoci davanti allo spogliatoio, c'è una stampella, Mondonico. Che vestito ha indossato oggi il Torino? Ma è venuto indossando il vestito più bello e penso che in campo senz'altro la squadra ha dimostrato di meritare questo vestito, poi alla fine purtroppo, come succede nel calcio, dobbiamo andare via con addosso un sale dell'umiltà. Penso che questo faccia parte di tanti discorsi, squadra giovane, magari tanti ragazzi che fanno l'esordio in Serie A, ci sono bisogno di queste esperienze per accrescere la propria cultura calcistica e soprattutto la furbizia calcistica. A tratti si è visto un bel Toro, un bel gioco di prima, grande calcio. Ecco, dove è mancata la sua squadra nel mancare il colpo risolutivo? Penso che anche qui, come a Bari, abbiamo presentato spesso e volentieri l'uomo davanti al portiere. Il Bologna ha giocato in contropiede ed è tutto dire per una squadra che gioca in casa essere costretta a giocare in contropiede. Ma io penso che ci manca così magari questa freddezza, questa tranquillità davanti al portiere avversario per fare gol. Ci alleneremo di più soprattutto in queste situazioni, perché penso che per tutto il resto la cosa stia andando abbastanza bene.